Quando Malaika entrò in classe, tutti si voltarono a guardarla. E questo se lo poteva anche aspettare. Succede sempre quando cambi scuola e sei quello nuovo. La mamma l'aveva avvertita. Non sarà facile i primi giorni. Loro non sono tanto abituati, credo. Sono diversi da te. Devi avere pazienza. E lei aveva scrollato le spalle, così, tanto per fare, fingendo di non essere affatto preoccupata. Invece lo era, e moltissimo. Era arrivata qualche mese prima, a giugno, e aveva avuto parecchio tempo per guardarsi in giro, per capire che le bambine con la pelle color cioccolato fondente come lei si contavano con la punta delle dita. In quella piccola città, nel cuore della campagna, piena di bambini biondi con gli occhi azzurri. O al massimo castani, con gli occhi azzurri e la pelle di latte sempre. C'erano altri bambini di varie tinte, questo sì, il nocciola pallido dei nordafricani, l'avorio intenso dei cinesi, ma il nero fondo che avevano lei e la sua mamma, il suo papà e i suoi due fratellini piccoli era una cosa rara. A vedere la gente voltarsi, osservarla parlottando, quando passava per la strada, si era anche abituata. Dopo un po' pensava smetteranno, e infatti avevano smesso, ma sapeva che a scuola avrebbero ricominciato. Visto che è nera, al buio si confonde. Sussurrò una bambina all'orecchio della sua compagna di banco. No, perché ho gli occhi bianchi. E Disse lei ad alta voce. se rido, brillo la notte. In quei pochi mesi aveva imparato a parlare abbastanza bene, guardando la televisione e andando in giro e ascoltando. Le due bambine la guardarono sgranando gli occhi e le voltarono le spalle, imbarazzate. Malaika arriva dalla Tanzania, disse la maestra, presentandola. La volle vicino alla cattedra, lì in piedi, accanto a lei, in modo che tutti potessero vederla bene. Malaika del resto non aveva nessuna voglia di nascondersi. Sarebbe stato difficile, tanto valeva farla finita in fretta. Cercate di essere gentili con lei, non sa ancora bene l'italiano, anche se mi sembra che sia già piuttosto brava, aggiunse la maestra con un sorriso. Chiara spostò l'astuccio e il diario per farle posto. Li spostò anche un po' troppo, si disse Malaika, come se non volesse avere alcun contatto con lei, come se stare vicina fosse correre un rischio. Guarda che anche se mi sfiori non ti macchio. Avrebbe voluto dire, ma rimase in silenzio. Che belle treccine! Disse, e aveva una vocina sottile, piccola, tutto diversa dalla sua faccia spavalda. Pallida e un po' appuntita, col mento deciso e una spruzzata di macchioline a cavallo del naso. Le treccine erano tante e ciascuna era fermata in fondo da una perla di vetro opaco, di quelle per fare i braccialetti, ma grande. Le perle tintinnarono una contro l'altra, come fanno certe tende, che a volte separano due stanze con una cortina leggera, trasparente, fatta di piccoli oggetti infilati. Sono 20 e 8. Disse Malaika, che aveva capito come si contava nella lingua nuova, ma non sapeva ancora farlo benissimo. 28. Disse Chiara. 28. Ripeté Malaika, assaporando la parola nuova, una al posto di tre. 28. Disse ancora, rigirandosela nella bocca. Te le fa la mamma? Chiese Chiara. Malaika le fu grata tutto d'un colpo, perché non cercava di parlare come se lei non capisse niente nel modo che usava a volte le donne nei negozi, cercando di essere gentili. Tu vieni Africa, tu bella, tu carina, fratellino bello. E si capiva benissimo che mancava qualcosa nelle loro frasi, anche se lei non sapeva dire di preciso che cosa. Sì. Rispose sicura e decisa, perché questo lo sapeva dire bene, intero e forte e nitido. Mi piacciono da pazzi, mi piacerebbe averle invece di questi due scopettoni. Chiara rise, nascondendo con la mano i denti, grandi e ancora mezzi su, mezzi giù. Malaika rispose con un sorriso enorme, spavaldo e perfetto. Sapeva di avere una bella bocca, lei. Scopettoni. Doveva essere una parola da ridere, la ripeté. Scopettoni.
risero insieme. Il giorno dopo, appena suonò la campanella dell'intervallo, Malaika posò una mano sul braccio della sua compagna, anzi sulla stoffa del grembiule, bianchissima contro il cioccolato della sua pelle. Chiara capì, non si alzò come gli altri. In un attimo rimasero sole. Allora Malaika prese qualcosa dalla tasca del proprio grembiule, posò un piccolo fagotto di stoffa a fiori, chiuso da un cordicino, a metà del banco, al confine fra loro due. Il sacchetto fece un rumore secco. Le porto per te, disse Malaika. Aprì il sacchetto e si versò sul palmo della mano un po' del contenuto, perle colorate, identiche a quelle che fermavano le sue 28 trecce. Le faccio a te, aggiunse. Dopo. Dovreste vedervi da dietro, sembrate due gemelle. Le altre bambine non riuscivano a smettere di guardarle. Tutte preda di una piccola lotta interiore. Irene fu la prima a parlare, dopo un po'. Domani le fai anche a me? Non sono parrucchiera, rispose Malaika, facendo finta di mettere il muso. Ma sorrideva e dentro di sé aveva già detto di sì.